Stavo dicendo, prima che lei mi interrompesse, che posso continuare? Mi può dare le informazioni se è qui il pisciatoio? No, vado via. Allora, signor C.B. Bombolino, lei non può entrare tutte le settimane e sbagliare il manila per l'autogrill. Questo non è l'autogrill. Ma non è l'autogrill? Qui vernice fresca. Ah, ma nemmeno la vernice vernice. La vernice fresca, la trasmissione televisiva. Ah, già. Qui siamo in televisione, lei è in diretta. Ah, già, davvero. Io stavo parlando, stavo dicendo delle cose. Guarda, guarda. Improvvisamente è entrato, perché cosa stava cercando? Cercavo l'autogrillo. Sì. E siccome c'è fuori, e ciò mi sembrava di... Cioè, mi sembra uguale al pisciatoio uguale. Cioè, lei non può scambiare le insegne del manila per quelle dell'autogrill. C'ha ragione. Oh, capito? D'altra parte, mi conosco tutta a me. Chi? E lei non mi conosce a me, tutti mi conoscono. Adesso la conosciamo, guardi, ormai è diventato di famiglia, vero ragazzi? Ormai ci vivo a Molino, e chi non lo conosce? Aspetta, aspetta. A proposito del fatto che mi conoscono, ci posso dire una cosa? Senta, oh. Sì, ma ora non esageriamo con la confidenza, voglio dire, no? Ah, va bene. Ora, senta, io no, siccome viaggi sempre sull'autostrada, c'ho la tessera della Vicardo. Eh? Della Vicardo. La Vicardo, la tessera. La Vicardo, quella che metto la tessera. Ah, la Via Card. La Vicard. Ah, allora lei non... La Vicard, come la Bibinestina, non era. Aspetta, aspetta, aspetta. Non l'avevo capito, eh? Oh. Ah, per quello si chiama Via Card, perché quando arriva lì, Via apre Card. Il finestrino, va via il card e quello si chiama... L'hanno messo questo nome, Via Card. Per questo? Per questo motivo, d'inverno, tu apri la finestra del mezzo automico. E se automobili esce la Via Card. Ah, ho capito. Oh. Vabbè, allora, lei c'ha la Via Card. Tanto allora... per da come so, famosi, l'ha visto quando si mette la tessera? Sì. Che c'è la boscina dentro che dice introdurre la tessera? Sì. C'è una nana dentro. Una nana, ma si da quanto so famoso? Da quanto so famoso? Non me lo dice per introdurre la tessera. Che dice? Bombolino, basta, si fa a fine mese! È vero! È vero! È vero! Oh! Aspetta, aspetta! C'è stata una settimana! Sì. C'è stata una settimana tutti i giorni che mettevo la tessera e mi ritornava e non la nana non diceva nulla! E mi ritornava la tessera con un bacio sopra con il rossetto! Si vede che non poteva parlare, c'era il principale dentro. Alle volte... Alle volte sbaglia. E vado da quella di Ciccio. Da quella di Ciccio, quella è vera. Ah, è marito. Pronto? Questo non è saputo di nulla. 5-5 sul canale. Che hai piacere di parlare con me? Oh, Bombolino, sono pieno di piombo. Bombolino! Ora glielo presento qualche volta. Dove tu sei? Siamo diretti alla televisione. Eh? Dove tu sei? Sono fermo a un semaforo. Chi sei sola? No, c'è il solito parrucchino che mi va a pulire il vetro. Ma lo sa... Oh, guarda, C.B. Bombolino, se in questo momento ti vede il mio amico Riccardo della Playa, si arrabbia, sai. Ciao. Pronto? Va a lavorare alla Playa. Sì, vabbè, va. Andiamo Bombolino? Dimmi, Cicci. Senti, allora devo fissare e per il ristorante lunedì prossimo. Ti faccio una fuori insieme. Sì. Fai tranquillo. Ho fissato la trattoria di camionista sfigato. Va bene, a me va bene. Senti, ti volevo dire, Bombolino... Stai attento perché c'è branchi di nebbio. Ho già fatto tu. Oh! Piano di piombo! Oh, piano di piombo! Dimmi! Spengi! Oh! Lo spendo! Buono! Oh! Aspetta, aspetta! Lo sa la settimana che mi è successo? Che gli è successo? C'ho una sfortuna io! Lo sa solo il Dio nostro, il Signore di Santo, della Madonna Vergine della Santa. Accidenti, ora non esagero. Che sfortuna c'è? Non potevo entrare sull'autostrada
Per quale motivo? Perché c'era la nebbia. C'è l'incidente. Ah, quindi lampeggiava incidente. Incidente? Scritto incidente, incidente, incidente. Ho girato e ho preso la statale. Beh. Ma là, appunto! Viaggio sulla statale. No, sentivo la visibilità, nulla. Gli dovessi dire che sentivo qualcosa, gli dirò la bugia. Scusi. Aspetta, aspetta. Scusi, la visibilità non si sente. No, c'era la radio che diceva: Bombolino, sta attento, non si vede nulla. Sentiva e vedeva. Perché era con l'avviso. L'avviso ce l'avevo stropotazzato e te lo prendi. Vedi? Stropotazzato sopra, vedi? Ad un certo punto sento una botta. Ai. Ti dovessi dire che mi sono accorto che è successo un incidente, ti direi una bugia. Allora che ha fatto? Guarda per bene e vedo un faro. Un faro? Non era mica un faro. E che era? Era una baciù, una baciù. E che ha fatto? Allora avevo preso l'ala di una casa colonica. Dentro la casa? Aspetta! C'era marito e moglie a letto. A letto? Per educazione ce l'ho aperto il finestrino, ce l'ho detto. Ce l'ho detto, ce l'ho detto. Scusate. Ma gli ho detto, beato, come siete a letto? Fuori c'è una nebbia, non ci si vede. Davvero, davvero. Guardi, lei è unico, C.P. Bombolino, lei è veramente unico. Poi c'era la moglie alzata, gli ho detto, già che è alzata, ma apri la porta del bagno così è retromarcia, è meglio. È successo così, oh. Insomma... Oh, sai che ho ritrovato? Chi ha ritrovato? Madonna! Guarda, mi fai entrare un nervoso! Chi ha ritrovato? Mi fai entrare un nervoso! Dai, chi ha ritrovato che dobbiamo andare avanti con la trasmissione? Via, allora rivederci! No, ce lo dica ormai! Ho trovato quella famiglia di Padova! Ah, la famiglia di Padova! Guarda, mi fai entrare un nervoso quella famiglia di Padova! Qualche volta ce lo fa... No, non lei deve star caldo. Senta, viaggiava alle 3 di notte fuori per l'autostrada. Sì. Alle 3 di notte, Sì. Non viaggiava mica alle 2, 2 e mezza, alle 3. Ah. Io ho visto sui miei camici tutte le stelline, le lucine, tutte accese per venire. Ah, quelle... C'ho anche la scritta. Cosa c'è scritto? Ci sarà scritto? C'ho il laser. Oh, aspetta un minuto, lo sai? Sì. Mi rincorre una macchina di Largato Padova con 3 bambini a bordo. Marito e moglie. Mi fermano e mi fa lui, accosta, accosta. Mi ferma, scende e comincia a litigare, a dire di qua, di là, la gente come lei, butufumba da pappi, di pippo da po'. Poi gli ho detto, do una bottina in naso, mi se lo metta a terra. Cioè, c'è stato un momento, perché ho fatto anche il pugile, no? C'era mai preso la impulsazione di fare il pugile. Oh, dice la gente come lei, non dovrebbe uscire fuori alle 3 di notte con queste luci accese. Oh, gli ho detto Ciccio! Gli ho detto così, guarda! Ciccio! Gli ho mica detto Ciccio, scusa, gli ho detto proprio con le mani avanti, non l'ho fatto. Ciccio! Ma se tu vuoi! E lui a me! E lui che saltellava già, eh! Ho detto ci do una botta! Lui, appena mi ha visto agitato così, l'ha fatto! Ciccio, sta calmo! Ah. Calmo la sempre, gli ho detto! No, siamo in televisione! Ah, già! E allora... Allora, stai calmo, ti dirò, eh? Ciccio! Un'ora e mezzo, due, fino alle 5 siamo arrivati a fare ciccio e sta calmo, ciccio, sta calmo. E sta tutto tranquillo. Poi? Passavo le macchine e nessuno si è fermato. Gli ho detto, oh, io fai il mio lavoro. Lei faccio il suo lavoro. Lei fa il presentatore. Sì. Faccio il suo lavoro. No, ma lei con queste lucine, i miei figlioli da quando l'hanno vista hanno cominciato a piangere. Ah, tutta sta storia per i figlioli? Credeva fosse Luna Park e lei un camion! No, vada, 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 ci vivo un po' lì.